Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, signore e signori, sta per iniziare The Rock Band History, la rubrica musicale che ci parla della storia delle rock band a cura di e con Gianluca su Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net. Puntata numero 30, in onda dal lunedì 13 agosto 2012 alla domenica 19 agosto 2012. Ogni giorno, per ben 4 volte al giorno, praticamente un appuntamento ogni 6 ore. A partire con il primo appuntamento della giornata appena iniziata, alla mezzanotte, ovvero alle ore 00. Per poi ritornare alle 6 di mattina e poi ancora a mezzogiorno alle ore 12 ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata alle ore 18, ovvero alle 6 di sera. Quindi a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time, qui su Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.net. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un calorosissimo ben ritrovati qui sulle web radio frequenze di Saiuz Web Radio e anche ascoltabile nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net, in cui potrete sempre ascoltare anche questa puntata senza aspettare per forza le fasce orarie in cui va in onda. Oh, quindi vi invito a venirci a trovare nel blog e lasciarci scritto sempre qualcosa. Che dire, cari amici, intanto un mio ringraziamento personale a tutti coloro che mi seguono e che ci seguono e continuano a seguirci anche in questo caldo agosto afoso, e in particolare quelli che appunto non demordono nell'ascoltare Saiuz Web Network, cioè Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Sì, perché potrete guardarci e ascoltarci naturalmente le trasmissioni in diretta web radiofoniche o web TV. Sono sospese per tutto il mese di agosto 2012 e riprenderanno poi a partire da settembre in poi. Naturalmente The Rock Band History non va in ferie, non va in vacanza o non viene sospesa per dare un po' di fiato a tutti, ma continua la sua programmazione tradizionale, ogni settimana una puntata nuova. E stiamo parlando dei mitici Queen, altro gruppo inglese di cui stiamo raccontando la loro storia in queste settimane, da diverse puntate ormai, dopo aver parlato dei Dire Straits nelle prime puntate e dei grandiosi e sempre mitici Zeppelin e poi ancora dei Deep Purple e dei Black Sabbath. Stiamo parlando di Queen, le regine. Un bello gruppo, bello bello. Bene, cari amici, vi ricordo allora i nostri contatti, che sono le nostre email, in particolare che è info@saius.com, oppure gianluca@saius.com per scrivere a me direttamente, e poi abbiamo riccio.incazzato@saius.com e luca@saius.com. Ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook che si chiama Saiuz Web Radio. Infine anche su YouTube troverete le cose caricate da Saiuz per quanto riguarda i filmati e poi anche le varie cose da ascoltare. Con il nome Saiuz Radio ci trovate in YouTube, oltre poi in Twitter al solito con @Saiuz, tutto attaccato minuscolo. Riprendiamo, eravamo rimasti con i Queen l'altra volta per quanto riguarda il periodo che va dal 76 in poi, ed eravamo arrivati al 78 in cui uscì l'album Jazz con il loro Jazz Tour. E a partire da gennaio del 1979, che fu il primo anno dalla loro fondazione che i Queen non pubblicarono alcun album, il quartetto iniziò uno dei più importanti tour europei della loro storia, il Live Killers Tour, fantastico, di cui conservo prezioso il cofanetto, vabbè, lasciamo perdere. Pubblicizzato dall'uscita del singolo Don't Stop Me Now.
durante il quale il gruppo riuscì a fornire e ad offrire uno spettacolo completo ed unico da un punto di vista sia musicale che scenico, e loro erano eccezionali anche loro in questo. Il successo della tournée convinse i Queen a pubblicare il loro primo album live, anche per placare le numerose pubblicazioni di bootleg che all'epoca andavano parecchio in voga. Live Killers uscì nel 1979, nel giugno del 79, ottenendo subito delle ottime vendite e l'apprezzamento della critica. Quest'album esemplificò anche la svolta sostanziale nel sound del gruppo, che cominciò ad attingere maggiormente all'elettronica. Il doppio disco risultò il testamento ultimo di tutta la sua produzione negli anni 70. Live Killers, che arrivò al terzo posto nelle classifiche inglesi, mostrò l'eccezionale performance musicale dei Queen, con Freddie Mercury considerato un vero e proprio showman, frontman, che accompagnava i fan nel canto delle tracce, diciamo, più popolari. E qui terminarono nella primavera del 79 la seconda parte del Live Killers Tour, che li vide protagonisti di eccentrici spettacoli al Nippon Budokan di Tokyo. Il 18 agosto le regine poi parteciparono al mega concerto di Saarbrücken con i 10 Years After e Rory Gallagher. 10 Years After, altro mitico ghoul gruppo che mi sono visto quest'anno, eccezionali come sempre. Sono dei vecchioni che non solo sanno stare sul palco divertentissimi e sanno tenere sempre alta l'onda del rock blues in questo caso, ma ve li consiglio, andateli a vedere. Sono naturalmente i 10 Years After senza Alvin Lee nella formazione storica, e comunque andateveli a vedere. Anche Rory Gallagher merita davvero tanto, e appunto davanti a 30.000 persone ebbero questo fantastico mega concerto, e questo spinse ulteriormente le vendite del nuovo singolo Crazy Little Thing Called Love, Crazy Little Thing Called Love, Love, che arrivò al primo posto di numerose classifiche mondiali. E a novembre del 1979 il gruppo cominciò il Crazy Tour, le cui serate si svolsero in piccoli spazi allo scopo di avere un contatto più stretto col pubblico, che sappiamo diversi gruppi poi fecero anche all'epoca, prima e dopo i Queen ovviamente. E la tournée si concluse con una serata natalizia all'Hammersmith Odeon, altro posto storico in London. La mitica Londra, mi piace, la mitica Londra, che è sempre nel mio cuore, dove insieme a The Who, altro gruppo mitico che mi sono visto ben due volte, vi consiglio di andare a vedere perché meritano, i Wings e The Clash, si celebrò il Rock for Kampuchea, un concerto benefico per la popolazione del Cambogia. E andiamo così al 1980, subito dopo il Crazy Tour. Nel gennaio del 1980 uscì Save Me, che riscosse un buon successo, riscosse quel successo che anche meritava. Nello stesso mese, cioè sempre nel gennaio dell'80, i Queen, accompagnati dal nuovo produttore Reinhold Mack, finirono di registrare ai Musicland Studios di Monaco di Baviera, altra veramente città importante e bellissima che vi consiglio di visitare, e il loro nuovo disco è per le musiche di un film commissionato dal produttore italiano Dino De Laurentiis, basato su Flash Gordon, protagonista dell'omonimo fumetto. Con The Game, anticipato dal singolo Play The Game, i Queen ebbero una svolta dal punto di vista musicale, in quanto cominciarono ad utilizzare il sintetizzatore, la cui assenza era espressamente rimarcata nei crediti degli album precedenti. A testimonianza di questo cambiamento vi fu anche il nuovo look dei quattro Queen. Le composizioni del disco risultarono brevi e meno elaborate, con suoni ancora più asciutti e diretti, passando dalla melodia di Save Me al dance rock di Another One Bites the Dust. Play the Game risulta la traccia caratteristica del disco, che affianca la classifica di un buon risultato naturalmente all'epoca, e comunque è la classica ballata pop e i suoni elettronici della nuova avventura, mentre il rockabilly di Crazy Little Thing Called Love mostra ancora l'ironia dei lavori precedenti. Il disco arrivò in testa alle classifiche britanniche e statunitensi in pochissime settimane. Il nuovo singolo, scritto da John Deacon, il bassista, Another One Bites the Dust, venne pubblicato ad agosto del 1980, ottenendo un notevole successo commerciale con 5
5 settimane di presenza al primo posto delle classifiche statunitensi. Diventò il primo disco di platino per quanto riguarda i Queen. Deacon in particolare era soddisfatto e ricevette un premio Billboard come migliore singolo crossover, diventando il disco più venduto nella storia del quartetto. Il 30 giugno, spinti poi, diciamo così, dal successo di questo singolo, venne inaugurato a Vancouver il The Game Tour, che li portò negli stadi di tutto il mondo e di tutto il Nord America in particolare, registrando in tutte le 46 date del Nord America il tutto esaurito, il sold out in ogni posto. Ad ottobre del 1980 Brian May e gli altri tornarono nella mitica Inghilterra per perfezionare il materiale destinato alla colonna sonora del film Flash Gordon di Mike Hodges. Il 24 novembre uscì il singolo Flash, mentre l'8 dicembre del 1980 venne pubblicato l'omonimo album, che arrivò al decimo posto in classifica. Nel disco sono presenti numerosi frammenti di dialogo tratti dal film, con sole due tracce, Flash e The Hero. The Hero, lasciando spazio poi a brani naturalmente musicali che esaltarono, attraverso il diffuso uso del sintetizzatore, l'avvenirismo spaziale della pellicola. Anche se il film poi si rivelò in seguito un grande flop commerciale, la critica fu benevola e con, diciamo così, la compilation ebbe anche un discreto successo, e la band ottenne per le loro musiche naturalmente di Flash Gordon una nomination al premio BAFTA come migliore colonna sonora. Alla fine del 1980 il quartetto aveva venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. Bene cari amici, e anche per questa volta è davvero tutto dal vostro caro Gianluca, che vi augura un buon proseguimento d'estate di agosto. Per chi è in ferie, buone vacanze, o sotto le ombrellone in riva al mare, o sui montagna, che adoro, un po' più al fresco spero, o comunque per chiunque di voi naturalmente continua a lavorare come il sottoscritto e il grande mitico Saius, vi auguriamo sempre delle splendide giornate assieme, e con il mio calorosissimo saluto vi auguro un buon rock and roll a tutti e alla prossima puntata. Stay on time here on SaiusWebRadio.net. ciao a tutti e grazie, ciao.